Benvenuti ad una nuova puntata di Valtiberina Aziende in primo piano. Questa sera parliamo di sposi e più precisamente di sposi e fiori. Lo facciamo a San Giustino nel negozio di Giuseppe Boncompagni, uno dei più importanti maestri di arte floreale della Valtiberina. Giuseppe Boncompagni, per fare questo lavoro innanzitutto tanta passione, tanta dedizione, tanto studio. Sì, sicuramente sì. La nostra azienda nasce 15 anni fa e da allora è stata, diciamo, un continuo proseguirsi di corsi di formazione, ricerca, collaborazione con maestri internazionali di fama internazionale, e proprio per il gusto, il piacere di offrire un servizio migliore, un servizio di qualità e soprattutto un servizio personalizzato adeguato alle esigenze di ogni singolo cliente. Lì si è fatto vedere un book prima, abbiamo visto l'evoluzione dell'arte floreale per gli sposi. Ci può descrivere in questi 15 anni come si è evoluto il gusto delle persone, quali sono le tendenze per quanto riguarda i bouquet da sposa, gli addobbi per la chiesa, gli addobbi per il ristorante? Diciamo che oggi la ricerca proprio in tutti i settori, dall'alta sartoria alla ricerca nel campo floreale come ricerca proprio di nuove selezioni, di varietà nuove di fiori, ricerche anche di fiori che arrivano da tutti i paesi esteri, quindi c'è un'offerta sicuramente maggiore di prodotti che quindi ci danno la possibilità di sbizzarrirci e di dare un prodotto sicuramente di qualità e un prodotto personalizzato, dicevo prima, e soprattutto l'evoluzione sta nel collaborare con i vari settori che ruotano intorno alla cerimonia, quindi il fiorista che interagisce con lo stilista nella ricerca di creare un bouquet che sia l'esaltazione dell'abito, in quanto il bouquet stesso è un complementare dell'abito, non deve essere né invadente né scomparire addosso all'abito. Diciamo che il bouquet probabilmente va in base anche alla stagione in cui uno decide di sposarsi, no? Il suo rapporto con le spose? Il mio rapporto con le spose deve essere innanzitutto un rapporto di fiducia, perché la sposa che si affida alla nostra esperienza, diciamo, deve contare su un professionista che sicuramente deve proporgli e garantirgli un risultato qualitativamente ineccepibile. Di conseguenza spero che il nostro punto di forza sia proprio questo, la possibilità di interagire con la sposa in tutto e per tutto alla ricerca del suo matrimonio. Ogni sposa deve aver garantito il suo progetto di matrimonio, il suo progetto di bouquet, quello che veste alla perfezione il suo ideale di cerimonia. Parlavo prima di stagioni, ci sono differenze nella scelta dei fiori per quanto riguarda i bouquet magari per chi si sposa in primavera o per chi si sposa in autunno? Ah, sicuramente sì, se vogliamo rispettare l'andamento stagionale andremo alla ricerca di fiori stagionali, quindi che rispecchiano il periodo. Possiamo agire per contrasto e quindi usare materiali che non sono particolarmente stagionali, che però in quel momento rispecchiano l'esigenza della sposa. Può essere una sposa anticonformista, quindi andiamo alla ricerca di qualcosa di più particolare. Nel suo settore ci sono dei tempi da rispettare? Ci sono magari delle prenotazioni da fare prima? Sarebbe bene di anticipare i tempi, nel senso che più tempo abbiamo per discutere la cosa e quindi progettarla, sicuramente otteniamo un prodotto migliore, anche perché le cose improvvisate sicuramente fanno acqua da qualche parte, quindi io consiglio a tutti di venire per tempo, nel senso che poi si riesce a gestire migliormente i tempi e quindi sicuramente ottenere un prodotto qualitativamente migliore. Dietro il bouquet ci sono tante altre cose, l'addobbo per la chiesa per esempio? Sì, sicuramente è tutto un coordinato, nel senso che il bouquet fa parte dell'addobbo e il bouquet stesso fa parte dell'abito, così come il corsage della sposa per intero a partire dall'acconciatura per i capelli e il corsage del vestito, perché possiamo anche interagire lavorando sul vestito con i fiori, ad esempio sostituendo il bouquet completamente. Poi per quanto riguarda invece il ristorante, voi avete fatto tantissimi matrimoni, quindi più o meno va in base anche al tipo di ristorante oppure ci si deve sempre confrontare con il gusto degli sposi? Sicuramente sì, il gusto degli sposi, però bisogna rispettare assolutamente lo stile della location, che poi se siamo all'aperto
dobbiamo scegliere un tipo di allestimento, se siamo in un ambiente moderno o un altro, e quindi l'abbinamento caratteriale è quello che poi dà il maggior risultato finale come effetto ottico, come anche perché teniamo presente che l'allestimento del ristorante poi è un allestimento che resta davanti agli invitati per diverse ore, quindi non deve essere né pesante da stancare né una cosa che scompare così, deve accompagnare la cerimonia per tutta la durata. Asso di Fiori non è comunque soltanto matrimoni, voi fate un servizio per tutte le cerimonie. Sì, noi diciamo che seguiamo tutti i tipi di cerimonia, dalla comunione al battesimo al matrimonio, qualunque tipo di evento legato alle circostanze della vita. E oltre a questo offriamo un complemento d'arredo, offriamo oggettistica, bigiotteria, abbiamo fiori artificiali, quindi composizioni da interno, da allestimenti fino agli allestimenti di vetrine, showroom, sale campionarie. Per quanto riguarda invece le bomboniere, ci ha detto non le facciamo, ma se ce le chiedono. Per quel che riguarda la bomboniera, noi non facciamo bomboniera classica, l'oggettistica, creiamo con i nostri materiali, quindi anche perché tutte le composizioni che escono dal nostro negozio sono interamente realizzate in sede, sono di mia produzione, quindi sicuramente non hanno uguali in giro, nel senso che fin dall'inizio non ho mai voluto comprare composizioni già fatte. Quello che esce dalla nostra porta deve essere il biglietto da visita del nostro negozio, quindi deve essere creato in sede. In sede di presentazione abbiamo detto, lei è un insegnante d'arte floreale di una delle scuole più importanti d'Italia. Ci vuoi spiegare questo? Perché questa è una cosa fondamentale, penso, per chi ci vede. Diciamo che io 15 anni fa ho iniziato il mio cammino di formazione professionale per un interesse mio, nel senso ero alla ricerca di una linea, di una professionalità mia. Poi successivamente è sfociato nell'insegnamento, nel senso ho preso l'abilitazione all'insegnamento e da allora tengo corsi un po' in tutta Italia per conto della scuola e porto in giro in Italia l'arte floreale, nel senso le tecniche per arrivare ad ottenere un prodotto qualitativamente alto. Per finire, una battuta, per quale motivo i nostri telespettatori dovrebbero scegliere Asso di Fiori per le loro cerimonie? Sicuramente per i motivi che abbiamo detto anche prima, nel senso la ricerca, la qualità, l'utilizzo di materiali importanti e di qualità, perché è impensabile di ottenere un lavoro di qualità usando materiali scadenti. Tutti i nostri fiori vengono trattati con conservanti che ne garantiscono la durata e lo sviluppo, perché comunque sia il fiore è un elemento vivo anche dopo reciso. Se noi gli garantiamo i giusti elementi per la sua sussistenza, matura, fiorisce, garantendo al cliente che lo compra una durata e un prodotto migliore rispetto a quelli che si trovano dagli abusivi. Per finire ricordiamo che siamo a San Giustino, ma più precisamente dove? San Giustino in Bianconetana, nella parallela adiacente la piazza del municipio. Per questa puntata di Valtiberina Aziende in Primo Piano è tutto. Ricordiamo, abbiamo parlato di matrimonio legato a Di Fiori. L'abbiamo fatto con Asso di Fiori in via Anconetana a San Giustino.